Vabbè, diciamo che è stata una partita caratterizzata molto anche dalle condizioni meteo e da quello che erano le condizioni del campo, quindi abbiamo improntato comunque la partita appunto su quello che si presentava come situazione ambientale, quindi una partita messa molto sull'aspetto fisico, molto maschio, e siamo stati bravi a interpretarla bene. Differenza magari quello che avevamo fatto a Pontedera, non abbiamo sbagliato l'atteggiamento e credo che questa sia la cosa primaria e principale. Ma penso che comunque sia, dalla nostra questa prestazione sia stata anche caratterizzata dal fatto che la prestazione appunto brutta di Pontedera volevamo comunque ribadire che non eravamo quelli, dimostrare che invece eravamo tutt'altra squadra, quella che c'era vista nell'altra apparizione. Quindi penso che sia stato sicuramente una molla in più che ci ha spinto a non sbagliare appunto l'atteggiamento in questa gara. No, beh, diciamo che comunque sia quest'anno, rispetto all'anno scorso, ho avuto anche un po' l'aggravante del fatto che mi sono fatto male. Quello sicuramente non mi ha giovato e non mi ha aiutato. Però sicuramente anche chi ha giocato al mio posto si è fatto trovare pronto e è giusto che abbia trovato anche continuità da parte sua. Quindi diciamo che io mi sono sempre, mi faccio sempre, cerco sempre di farmi trovare pronto e sono sempre a disposizione, poi il campo parlerà. Ma noi dobbiamo cercare comunque sia di dare continuità ai nostri risultati, sia fuori casa che in casa, quindi penso che se noi riusciremo a fare quel salto di qualità in più, sicuramente possiamo andare lontano, ci manca solo quel pizzico a volte anche di cattiveria in più, di non sbagliare mai atteggiamento, di aver sempre fame, e sicuramente andremo lontano se metteremo tutte queste cose.